Buongiorno amici. Allora, eccoci qui con un nuovo video. Sono mancata per un po', ma oggi ho deciso di ripartire con un nuovissimo video. Allora, da 2 o 3 giorni ho acquistato su Amazon 39,50 quasi 40 euro lo scaldabiberon più sterilizzatore della Kiko. E devo dire che non so molto bene come si usa. Ci sono le istruzioni in tutte le lingue del mondo. Ho iniziato a leggere qualcosina, non è che ho letto tutto. Quindi, se sei una mamma che sa come si usa, me lo puoi scrivere giù nei commenti? Grazie mille. Per adesso lo testiamo insieme. E ho visto qualche video su YouTube, ma c'è poca roba. E da quello che ho capito si usa in questa maniera, ma se qualcuno vuole correggere, lo può fare giù nei commenti oppure scrivendomi in privato come preferite. Allora, siccome che agosto parto per le vacanze e il biberon lo scaldavo sul gas, prendevo il fornello con l'acqua, ci mettevo dentro il biberon, lo facevo bollire, prendevo un altro tegamino con l'acqua buona della bottiglia, io uso Sant'Anna o San Benedetto, e sempre col gas, vedete? Sono le due acque più consigliate per i bambini. Poi voi potete scegliere come volete, però basta che c'è il segnetto del bambino, direi che è a posto per fare il biberon. In questa maniera ho scaldato fino adesso, che ha 5 mesi, la mia bambina. Da ora in poi ho deciso di prendere uno scaldabiberon perché la fase che avevo più paura, perché era piccola, è passata. Però lo scaldabiberon comunque bollisce, quindi fa la stessa funzione del gas. Quindi perché no? E lo posso portare con me ovunque. È questo, scaldabiberon della Kiko più sterilizzatore. Questo coperchio serve per sterilizzare. Allora, andiamo ad accendere. Qui ho messo nella spina, spero che riusciate a vedere qualcosa. Perché se no vi avvicino un pochettino, così vedete meglio, forse sì, eh? Allora, accensione qui. Questa è la fase di sterilizzazione, invece questi sono per scaldare o il latte artificiale, il latte materno o il vasetto. Io uso soltanto l'artificiale perché quello materno gli do il seno, faccio un po' di aggiunta e seno e non scaldo mai il latte materno, soltanto il latte di aggiunta. Allora, da quello che ho visto nei video, ditemi se faccio bene, forse qualcuno lo sa, questo è un biberon lavato di vetro della Kiko. Mi trovo bene col vetro, però finché non cresce la mia bambina a 5 mesi e non lo tiene ancora da sola. Poi dopo quando lo terrà da sola vediamo, perché ho paura col vetro, però è più pulito il vetro secondo la mia opinione. Allora, la testa in giù, leggo questo, cioè chiudo questo, metto questo a testa in giù, poi coperchio qui su e pettarella e vado a chiudere in questa maniera, cioè i due. La metti, come si possono dire, due parti che vanno dietro, perché dietro ci sono apposta, e va chiuso in questa maniera. Parto con la sterilizzazione che dura 8 minuti. Ci vediamo tra 8 minuti. Appena finito la funzione di sterilizzazione, andiamo a togliere il coperchio. Oh no! Ragazzi, ho sbagliato tutto in diretta. Non ho messo l'acqua. Senza acqua non va a fare il suo lavoro. E mi hanno detto, mi raccomando, mettete l'acqua, se no si rompe l'attrezzo. Non è rotto. Ora vado ad aggiungere l'acqua. 40 ml per sterilizzare. Acqua distillata. Allora, questi sono 30-40 ml. Uso l'acqua distillata perché non mi forma il calcare e non ho bisogno di stare attenta al calcare. Allora, rimetto di nuovo il tappo qui.
lo vado a inserire così e rifacciamo il ciclo, perché non sterilizzavo proprio nulla. Senza acqua non sterilizza, bisogna aggiungere sempre l'acqua. Vi faccio vedere anche gli errori in live proprio. Sta finendo il ciclo di sterilizzazione, guardate qui come è diventato, e qui dietro c'è un buco di sforo, come si può dire, un buchino dove esce il vapore, non so se lo vedete. Mi sono portata un piattino e una forchetta per mettere il biberon sterilizzato qui sopra, perché uscirà un po' bollente e per non rompere il vetro. Allora, mancano 10 secondi, vi faccio sentire il suono quando finisce, come fa, per farvi avvertire che è finito. Se avete sentito, si spenge. Io aspetto 30 secondi e lo apro. Allora, vado ad aprire, è bollente. Mi raccomando, state attenti. Questo è bollente, vado a prendere una presina. Ecco qua. Ora l'acqua che mi è rimasta là dentro non sarà tanta, perché è evaporata. Vado ad aggiungere giusto un goccino, perché non ce ne vuole tanto per scaldare tutto l'occhio. Io devo andare a scaldare 210 ml di acqua e so che ce ne vuole più o meno 30 ml per scaldarla. Proviamo un pochettino. Allora, vado a scolare il motore dell'acqua. Bollente. Vado a asciugare quello che è rimasto di acqua distillata. Non vorrei mai che faccia del male al mio bambino. Vado ad aggiungere 200, no, non è 210, proprio 100, un po' meno, 200. Sì, più o meno a 200, perché faccio 7 misurini. Vado a rimettere la tettarella qui e vado a chiudere. Ho visto in un video che non devo mettere quello lì, cioè come si chiama, il coperchio, perché non va bene. Quindi lo riaccendo, metto l'acqua, igio artificiale, medio. E qui c'è o per scongelare, se ce l'hai congelata, il biberon in frigo, o per scaldare. Io voglio scaldare e lascio 5 minuti e 30 e parte a scaldarmi là. E mentre che sta finendo di scaldare, vi faccio vedere questo acquisto su Amazon. Non è che sponsorizzano nulla, soltanto per farvelo vedere. Allora, questo è un contenitore in cui vai a versare il latte in polvere. Ed è fatto già così apposta, tu pigi e si toglie la chiusura, perché si va a chiudere proprio ermeticamente, come si può dire, e c'è il suo misurino dentro il contenitore che puoi mettere qui. Ora, forse mi sono dimenticata di metterlo o è caduto, però si dovrebbe mettere così e dovrebbe stare. E nulla, era soltanto per farvi sapere, c'è anche quello lì. Sapete, quando vai a prendere il latte devi tagliare, non vedete nulla, ve lo faccio vedere da più vicino. Quando prendi il latte devi tagliare così, e qui c'è il coso apposta. Boh, per me è una figata, 16 euro tanto per un pezzo di plastica, però secondo me li vale.
sigillo. Lì, per un'ora resta acceso e mi tiene il biberon in caldo. Quindi è partito il timer 59 minuti e scende piano piano. Te lo tiene in caldo. Se tu invece vuoi dare il biberon alla bambina, al bambino, chi vuoi, lo prendi. Temperatura giusta. E si dovrebbe spengere, però non so perché non si spenge. O forse perché dovevo fare così. Perché c'è questo cosino apposta per non bruciarsi. No, vabbè. Insomma, lo spengo da me. Ieri mi sembra che si fosse spento. Poi vado ad aggiungere 7 misurini. E vado a shakerare 10 secondi, anche di più. La mattina mi vado a mettere nel latte Etrivit forte, che è una vitamina che va presa per un anno di vita. Ci vogliono 5 ml, c'è il misurino. Vado a aprire il mio lattino e vado a inserire 5 ml dentro. Perché è un olietto e ho chiesto se posso inserire nel latte e me l'ha detto di sì. Oddio, sto sudando, fa un caldo. Mi raccomando ragazze, prima di andare a darle al nostro bambino bisogna provare. Oh, tutti avete visto anche voi la temperatura sul polso, e dalla temperatura va bene. Ora andiamo a darlo alla mia piccolina. Buongiorno Nana, buongiorno amore mio, amore, ma che stai facendo, rotolona? Ma che stai facendo, patatona? Perché ti sei girata così, vita? Ti sei girata tutta sola in questa maniera? Ma stai diventando grande e grande, amore. Oh mio Dio, che dolcezza! Vieni, ti aiuta la mamma a girarti di nuovo. Oppa, 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 oppa. Vedi la luce? Vedi la luce? Vuoi il biberon? Sì? Aspetta, la mamma ti alza la testa, aspetta. Oppa. Almeno lo bevi un po' meglio, aspetta così ti vedo male. Opa, opa, eccoci. Eccoci qui, vieni amore. Ed ecco fatto. Questa è la nostra mattinata. Biberon fatto, scaldato e data alla bimba. Ci vediamo alla prossima puntata. Metti mi piace se ti è piaciuto. E Jessica fa colazione in pace. Ciao ciao amiche, amici.